Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. Così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tu che sei il perdono, tu che sei la gioia, Padre, tu che sei mio Padre. Sei la vita vera. Padre, padre, padre. Tu sei la mia volontà. Cielo, volume 4, capitoli 34 e 35, 18 e 20 novembre 1900. Gesù seguita a tenersi il mio cuore nel suo cuore e di tanto in tanto si benigna di farmelo vedere, facendo festa come se avesse fatto un grande acquisto. Ed in questi giorni, trovandomi fuori di me stessa, alla parte dove corrisponde il cuore, invece del cuore, vedo la luce che il benedetto Gesù mi mandò in quei tre aliti. Onde questa mattina nel venire, mostrandomi il suo cuore, mi ha detto: Diletta mia, quale vorresti, il cuore mio o il tuo? Se tu vuoi il mio, ti converrà più soffrire. Sappi però che ho fatto questo per farti passare ad un altro stato, perché quando si giunge all'unione, ad un altro stato si passa, quale è quello della consumazione. E l'anima, per passare a questo stato di perfetta consumazione, ha bisogno o del mio cuore per vivere, o del suo tutto trasformato nel mio, altrimenti non può passare a questo stato di consumazione. Ed io, tutta temendo, ho risposto: Dolce amore mio, la mia volontà non è più mia, ma vostra. Fate quel che volete ed io ne sarò più contenta. Dopo ciò mi sono ricordata di qualche difficoltà del confessore e Gesù, vedendo il mio pensiero, mi ha fatto vedere come se io stessi dentro un cristallo. E questo impediva di far vedere agli altri ciò che il Signore operava in me, ed ha soggiunto: Allora si conosce il cristallo e ciò che dentro contiene,
ai riverberi della luce. Così è per te. Chi porta la luce della credenza toccherà con mano ciò che io opero in te. Se poi no, scorgerà le cose naturalmente. Trovandomi fuori di me stessa, il mio adorabile Gesù continua a farmi vedere il cuore mio nel suo, ma tanto trasformato che non più riconosco qual è il mio e quale quello di Gesù. L'ha conformato perfettamente col suo, gli ha impresso tutte le insegne della passione, facendomi capire che il suo cuore, da che fu concepito con queste insegne della passione. Tanto che ciò che soffrì nell'ultimo della sua vita fu un trabocco di ciò che il suo cuore aveva sofferto continuamente. Mi pareva di vederlo, come l'uno, così l'altro. Mi pareva di vedere il mio diletto Gesù occupato a preparare il punto dove doveva mettere il cuore, profumandolo e inanellandolo di tanti diversi fiori. E mentre ciò faceva mi ha detto: «Diletta mia, dovendo vivere del mio cuore, ti conviene di intraprendere un modo di vivere più perfetto. Quindi voglio da te uniformità perfetta alla mia volontà, perché mai potrei amarmi perfettamente che amarmi con la mia stessa volontà. Anzi, ti dico che amandomi con la mia stessa volontà giungerai ad amare me ed il prossimo col mio stesso modo d'amare. Umiltà profonda, mettendo dinanzi a me e alle creature come l'ultima di tutte». Purità in tutto, perché qualunque minimo mancamento di purità, tanto nell'amare quanto nell'operare, tutto nel cuore vi si riflette e ne resta macchiato. Perciò voglio che la purità sia come la rugiada sui fiori al nascere del sole, che riflettendo i raggi trasmuta quelle piccole goccioline come in tante perle preziose da incantare le genti. Così tutte le tue opere, i pensieri e parole, palpiti ed affetti, desideri ed inclinazioni saranno freggiati dalla rugiada celeste della purità, tesserai un dolce incanto non solo all'occhio umano ma a tutto l'empireo. L'ubbidienza va connessa con la mia volontà, perché se questa virtù riguarda i superiori che ti ho dato in terra, la mia volontà è ubbidienza che riguarda me direttamente, tanto che si può dire che l'una e l'altra sono tutte e due virtù d'ubbidienza, con questa sola differenza, che l'una riguarda Dio e l'altra riguarda gli uomini. Tutte e due hanno lo stesso valore e non ci può stare l'una senza l'altra, quindi tutte e due devi amare di uno stesso modo. Poi ha soggiunto: «Sappi, d'ora in poi vivrai col cuore mio e devi intendertela a modo del cuore mio, per trovare io in te le mie compiacenze. Perciò ti raccomando che non è più cuore tuo, ma cuore mio». Bene, qui stiamo vivendo alcune realtà che ci fanno comprendere dei passaggi fondamentali prima di giungere alla fusione con la divina volontà. No, qui Gesù parla del passaggio allo stato di consumazione, no? Che è un termine che chiaramente fa riferimento alla vocazione di vittima che ha avuto Luisa e alla vocazione di vittima che ha avuto Gesù. Il verbo fatto carne e immolato per la nostra salvezza, no? San Giovanni dice chiaramente nelle sue lettere che egli è vittima di espiazione per i nostri peccati. Noi generalmente siamo abituati a
vedere questo aspetto della vita di Gesù concentrato durante la sua passione e la sua morte, la sua crocifissione. Ma non è così. Perché Gesù ha vissuto in stato di vittima consumata, diceva già Santa Teresa d'Avila, dal primo istante del suo concepimento. Nelle ore della passione si vede benissimo questa cosa, no? Addirittura Gesù, quando mostra quel fenomeno misterioso, ecco, delle sofferenze che l'amore gli diede, no? Ci sono quei passaggi dell'ora della passione, dice: non ci sono, non vedo chiodi di ferro ma chiodi di fuoco, non flagelli di ferro ma flagelli di fuoco, no? E il dolore, lo strazio che danno questi sono nulla in confronto a quelli materiali che Gesù stava per vivere. Si trova in una delle ore della passione del Getsemani, in una delle 3 ore di agonia del Getsemani, no? E è un mistero immenso questo, evidentemente. Mistero che fa comprendere anche indirettamente, meditazione tipicamente adatta, insomma, a questo tempo di passione. Siamo all'antivigilia della Domenica delle Palme, insomma, quindi della Settimana Santa. Fa comprendere la serietà del peccato e delle sue conseguenze e il prezzo da pagare, che è elevatissimo, per cercare di stornarlo in qualche modo, di fermarlo in qualche modo, di ostacolare, distruggere il dilagare del male che il peccato provoca. Questo è assolutamente indubbio. Abbiamo avuto la vittima, la grande vittima che è Gesù, e poi una schiera di vittime. Basta che uno legga un pochino di agiografia cattolica, a cominciare dalla prima grande vittima, silenziosa, ecco, ma molto vicina alla grande vittima divina, che è la Madonna. Gesù spiega una cosa, cioè qui si entra in uno stato che non è, come dire, vivibile, come dire, rimanendo nella condizione naturale, pur sostenuta dalla grazia in cui Dio ha creato un'anima. L'anima, per passare a questo stato di perfetta consumazione, ha bisogno o del mio cuore per vivere o del suo tutto trasformato nel mio. E poi, nel capitolo seguente, Gesù mostra questa operazione, no? L'ha conformato perfettamente col suo, il cuore di Luisa. Gli ha impresso tutte le insegne della passione. E qui c'è proprio esattamente l'eco di quello che scrisse Santa Teresa d'Avila: credo nel cammino della mia vita, nel libro della mia vita, scusate, ma non ne sarei sicuro al 100%. In una delle 3 opere principali, che è il libro della mia vita, il cammino di perfezione e il castello interiore, ha scritto questa cosa, no? Luisa dice, facendomi capire che il suo cuore da che fu concepito, fu concepito con queste insegne della passione. Anche nelle rivelazioni del Sacro Cuore, Gesù disse la stessa cosa, no? Quindi quando mostrò il suo cuore sormontato dalla croce, disse che quella croce si fu piantata fin dal momento in cui fu concepito e da quel momento cominciò a soffrire. E qui specifica, tanto che ciò che soffrì nell'ultimo della sua vita fu un trabocco di ciò che il suo cuore aveva sofferto continuamente. Qui la mente umana si perde, noi non possiamo riuscire ad arrivare a tali arcani di Dio, perché tali sono. Ecco, però, come tante sante vie crucis devote di questo tempo ci fanno, in qualche modo ci sollecitano a riflettere. Tutto questo viene dal peccato dell'uomo, eh. Come dire, e necessita in qualche modo di questo tipo di risposta. Le operazioni che Dio fa, a differenza di quelle umane, sono perfettissime.
Per cui, come diceva San Tommaso d'Aquino, è chiaro che in linea teorica Dio per salvare l'umanità ha infiniti modi possibili, d'accordo? Ma se ha scelto questo, significa che questo è il migliore e il più perfetto. Cioè, d'accordo, cioè che dinanzi a un tale dilagare di male ci voleva un'umanità perfettissima, unita alla persona del Verbo di Dio, come era la Santissima Umanità di Gesù, unita ipostaticamente, quindi diventando sua al 100%, inscindibilmente, indissolubilmente sua del Verbo, per poter, da uomo, Dio però, quindi con una portata infinita, vivere in questo modo. E quindi oggettivamente Gesù ha già distrutto tutto il male possibile e immaginabile. Solo che c'è un problema, questa è una distruzione oggettiva. Perché questa diventa in realtà, deve essere accolta e fatta propria dalle persone. Perché vediamo che nonostante tutto quello che Gesù ha fatto, il male e il peccato dilagano ancora nel mondo? Perché le anime non accolgono Gesù e la sua salvezza. È la stessa cosa di quando noi ragioniamo sugli atti compiuti nella divina volontà, no? Che l'espressione tecnica che si trova negli scritti è che stanno sospesi, cioè Gesù li ha fatti già per noi. Quindi se io entro nel divin volere e faccio un atto di unione o di fusione, le mie operazioni umane immediatamente si trasformano in soprannaturali. Perché? Perché già Gesù me le ha rifatte tutte quante nella sua vita terrena. È solo che se io questa cosa non la faccio, non vado a prendere questi atti, i miei atti rimangono atti di un povero uomo. Quindi comprendere queste cose è di una importanza capitale. Cioè Gesù ha oggettivamente compiuto l'opera della redenzione, il Fiat Redimente, e ha anche già oggettivamente inaugurato il regno della divina volontà, e c'è già, d'accordo? C'è già. Si tratta semplicemente di accogliere la salvezza, uno, e questo non si può fare senza il libero arbitrio dell'uomo. E poi, fino a che punto, in che misura, in che grado accolgo Gesù e la sua salvezza, no? Ci sono vari modi di vivere la fede, sono i modi molto superficiali, ci sono i modi grossolani, ci sono i modi, c'è chi pensa che il nostro Signore sia una sorta di qualcuno con cui ci facciamo un contratto, io ti do qualcosa e tu mi dai qualche altra cosa, vengo qualche volta a messa e tu mi fai quest'altra cosa, no? O la religione cosiddetta di facciata, pensiamo a tutte le persone che per esempio parteciperanno alla Messa delle Palme, no? Che è una celebrazione molto molto popolare. Vanno a prendere l'Amoscello di Palma e poi per un anno spariscono un'altra volta dalla circolazione, no? Quindi questo a prescindere da ogni tipo di giudizio morale, di cose di questo genere. È un dato di fatto, cioè ci sono persone per le quali la fede significa andare a prendere l'Amoscello d'olivo la Domenica delle Palme e basta. Il resto della vita è completamente estranea, completamente fuori. Cosa prendono dall'opera di redenzione compiuta da Gesù? Quasi nulla. Ecco, quindi il fatto è che Gesù fa proseguire ulteriormente quest'opera, e qui a mio avviso bisogna proprio cogliere una verità bellissima, no? La Chiesa come corpo di Cristo. Noi siamo sempre abituati, specialmente di questi tempi, a parlare e spesso sparlare della Chiesa. Ecco, se uno comprendesse invece la dimensione soprannaturale, profonda della Chiesa, che non può essere intaccata da nessun uomo e dal peccato di nessun uomo e di nessun uomo di Chiesa. Questa non si tocca, questa qui. Perché continua a rimanere misteriosamente visibile. Allora, se il corpo di Cristo è la Chiesa ed è unita al capo, è chiaro che la Chiesa rivive in sé quello che ha vissuto il capo. Il capo è stato vittima, ci saranno delle membra della Chiesa che avranno una conformazione perfetta a questo essere del capo. E tutti quanti impareranno a portare, come dice San Paolo, sempre nel proprio corpo la morte di Gesù, d'accordo? Quindi ad unirsi alla sua passione, alle sue sofferenze, ai suoi sacrifici,
a saper fare delle rinunce che comporta la vita cristiana, spesso e volentieri comporta delle rinunce, a saper offrire dei piccoli, medi, grandi sacrifici, tanto quanto, come dire, il grado di perfezione delle singole anime le porta a fare al Signore, no? La nostra vita è la vita di Gesù. Altrimenti siamo, come dire, membra malate, membra in cancrena, o addirittura nei cosi membra da mutilare, cioè non, il capo non si riconosce in noi, no? E allora Gesù la invita ad intraprendere un modo di vita più perfetto. Dice: quindi voglio da te uniformità perfetta alla mia volontà, perché mai potrei amarmi perfettamente che amarmi con la mia stessa volontà. Qui già Gesù la sta introducendo nel mistero della divina volontà. Non abbiamo la formula tipica che è: Gesù, ti amo con la tua volontà. Perché se fai così, giungerai ad amare me ed il prossimo con il mio stesso modo di amare. Ecco, non basta, perché questo accade, a dire a Gesù: ti amo con la tua volontà, ma Gesù parla di uniformità perfetta alla sua volontà in tutto ciò che egli ci fa conoscere come suo volere. Poi, umiltà profonda, mettendoti innanzi a me dalle creature come l'ultima di tutte. Questo è un atteggiamento interiore. Ecco, io non mi stancherò mai di ripetere che dentro questo mondo esce fuori quello che c'è dentro il cuore delle persone. Cioè, l'umile non è quello che si atteggia da umile e che si mette a dire davanti a tutti: io sono un grande peccatore, io sono questo, io sono quell'altro, eccetera. No, lo dicono tutti i maestri di spirito. Ci si umilia davanti a Dio, cioè l'umiltà davanti al prossimo non va detta, va vissuta in silenzio. Sono gli altri che devono eventualmente pensare che tu sei umile, se lo sei, non dirlo tu davanti agli altri. Invece davanti a Dio noi possiamo e dobbiamo umiliarci profondamente, sentendoci l'ultimi di tutti. Ma significa l'ultimo di tutti? Questo è gradito al Signore. E non anche lì facendo la recita, perché poi insomma fare la recita davanti a Gesù è una cosa un po' inopportuna, no? Perché Gesù lo sa che stiamo facendo la recita, perché vede il nostro cuore. Ecco, quindi, ma metterci in questa disposizione, credere profondamente di essere gli ultimi, e se avessi avuto qualche dono, qualche grazia di natura, che sei intelligente, o addirittura di cose conseguite, c'era la laurea, tutto quello che ti pare, umiliarti ancora di più, perché sei ancora più nulla se c'è queste cose qui. Perché tutte queste cose vengono da Dio e rappresentano un problema sotto certi aspetti, perché se appena appena t'azzardi a insuperbirti minimamente per una di queste cose, perdi subito l'amicizia con Gesù. Quindi sono un problema perché vanno gestiti umiliandoti ancora di più che se non le avessi. Poi Gesù parla della purità in tutto. Attenzione, qui non parla soltanto della purità relativamente al sesto comandamento, cioè nello stato di consumazione, cioè le problematiche relative al sesto comandamento sono lontane anni luce, cioè non esistono. Già non dovrebbero esistere per un cristiano degno di questo nome, no? Sbavature su questa scabrosa materia. Ma qui parla di purità nell'amare e nell'operare. Quindi qui parla della purezza delle intenzioni. Cioè per chi opero e perché opero. Cioè la purezza delle intenzioni vuol dire che ogni cosa che faccio, io la faccio fare tutte le cose per Maria, per farle per Gesù, veramente. D'accordo? Questo è vero, che se uno di questi chiede: che stai a fare adesso? La risposta dovrebbe essere: sto servendo e amando Gesù. Siccome stai servendo e amando Gesù, stai lavando i piatti. Sto servendo e amando Gesù, perché i piatti li lavo per lui. E perché?
per piacere a Gesù e per la salvezza delle anime? O per stare meglio io, per stare comodo io, per piacere e compiacere agli uomini, per accaparrarmi l'altrui stima, l'altrui affetto, elemosinare l'affetto del prossimo, eccetera, eccetera. Dice Gesù: qualunque minimo mancamento di purità, tanto nell'amare quanto nell'operare, tutto nel cuore vi si riflette e ne resta macchiato. Perciò voglio che la purità sia come la rugiada sui fiori al nascere del sole, che riflettendo i raggi trasmuta quelle piccole goccioline come in tante perle preziose da incantare le genti. Così tutte le tue opere, pensieri e parole, palpiti ed affetti, desideri e inclinazioni si saranno fregiati dalla rugiada celeste della purità, tesserai un dolce incanto non solo all'occhio umano, ma a tutto l'empire. E poi infine l'ubbidienza connessa con la volontà di Gesù. Perché se questa virtù riguarda i superiori che ti ho dato, in terra la mia volontà è ubbidienza che riguarda me direttamente. Tanto che si può dire che l'una e l'altra sono tutte e due virtù d'ubbidienza, con questa sola differenza, che l'una riguarda Dio e l'altra riguarda gli uomini. Tutte e due hanno lo stesso valore e non ci può stare l'una senza l'altra. Quindi tutte e due devi amare ad uno stesso modo. Qui chiaramente riguarda il caso specifico, ecco perché Luisa, come tutte le anime chiamate a esperienze soprannaturali, non può, questo è proprio tassativo, rimanere da sola e deve essere soggetta, proprio soggetta, ecco, all'obbedienza di chi rappresenta Gesù e deve considerarlo un altro Gesù, proprio in senso stretto. Da questo momento, quindi siamo al 20 novembre del 1900, Gesù gli dice: d'ora in poi vivrai col cuore mio e devi intendertela a modo del cuore mio, per trovare io in te le mie compiacenze. Perciò ti raccomando, perché non è più cuore tuo, ma cuore mio. Questa è tantissima roba, come vediamo, ma ancora non è la fusione con la divina volontà. Quindi ancora qui stiamo nello stato dell'unione e della consumazione, ma ancora Luisa non è entrata, non ha avuto il dono ulteriore che avrebbe avuto più avanti della fusione ordinaria, soprannaturale, certamente, con la divina volontà. Non ce l'ha ancora avuto. E già si trova a questi stati, quindi questo non deve farci affatto scoraggiare, ma deve farci, come dire, in un certo buon senso entusiasmare, ecco, nel senso che la vita nel divin volere è vita di cielo ed è veramente rifare la stessa vita di Gesù e di Maria sulla terra. È il compimento, diciamo, del sogno di tutti quanti coloro che hanno aspirato alla santità, no? Sappiamo le grandi opere, l'imitazione di Cristo, l'imitazione di Maria. Sembra entrambe attribuibili a Tommaso da Kempis, sembra, ecco perché poi gli studiosi fanno un sacco di questioni, insomma. Però è indubbiamente un orizzonte divino. E speriamo che il Signore, anche prescindendo da tutte quante le grazie straordinarie che non dobbiamo cercare né desiderare, voglia avere la grazia di condurci almeno a questo, ecco, di poter fare in modo che il nostro cuore sia il cuore di Gesù, la nostra volontà sia quella di Gesù e di Maria, la nostra vita sia quella di Gesù e di Maria. Contempliamo in te, o Santa Vergine Divina Maria, la prima grande vittima a fianco alla grande vittima, tuo figlio Gesù, la
la corredentrice del genere umano, che ha offerto un solo sacrificio ininterrotto sull'altare del tuo cuore addolorato e immacolato con quello del tuo figlio Gesù. Sono grandi misteri che ci fanno comprendere la serietà e la profondità del peccato. Ecco, aiutaci anzitutto a prendere, ecco, tutto quello che tu e Gesù, o meglio Gesù e tu, avete donato alla Chiesa con il Fiat Redimente e poi con il Fiat Santificante. E poi, se questo la Divina Volontà ci chiederà, nella misura e nel grado in cui ce lo chiederà, ecco, anche come dice San Paolo, diventare piccoli collaboratori, completare anche noi nella nostra carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa, di cui noi siamo, come del resto anche tu, anche se tu sei su un piano sovraeccellente, come dice la Chiesa, membra vive. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.